a Nilsson, lo vediamo subito realizzare il primo gol del Kaiserslautern, un bel gol per la verità, ai danni dei turchi del Trabzonspor. Ecco Nilsson abbracciato piuttosto energicamente dai suoi compagni di squadra, Torbjörn Nilsson. E ne rivediamo il gol, uno dei più bei gol forse della giornata, al 20° del primo tempo in questa partita, nella quale è Briegel un po' però l'uomo risolutore. Vediamo il suo il gol sul passaggio di Bongers su questo calcio di punizione. Il Kaiserslautern segna così la sua seconda rete al 26° della ripresa. Bongers alza il pallone, gran tiro al volo di Hans-Peter Briegel, il colosso della difesa della nazionale tedesca, ed è il gol del 2-0. Lo stesso Briegel su calcio di rigore realizzerà il terzo gol. Vediamo l'azione, è ancora Bongers che la promuove. Evita un primo intervento, ne evita un secondo molto falloso, non il terzo, viene atterrato proprio nettamente dentro l'area. C'è qualche protesta da parte dei giocatori turchi, protesta che è energicamente, forse sin troppo energicamente, rivediamo intanto l'azione, sostenuta dagli spalti da una foltissima colonia turca presente al campo di Kaiserslautern. Si tratta probabilmente di lavoratori turchi che vivono in Germania occidentale, vivono e lavorano naturalmente in Germania occidentale. Vedete che prima di poter ricominciare il gioco, cioè di far battere il calcio di rigore, siamo alla mezz'ora del secondo tempo, è addirittura il portiere turco che deve invitare i suoi connazionali a stare un po' più calmi. Ormai l'arbitro ha preso la sua decisione e vedete che il pubblico non sembra proprio dell'avviso di ristabilire la calma. Comunque tutto poi si sistema e Briegel potrà battere il calcio di rigore che darà il 3-0 definitivo al Kaiserslautern, che si garantisce in qualche modo un possibile passaggio del turno ai danni dei turchi del Trabzonspor. Ecco, Briegel fa doppietta, uno su punizione, uno su rigore, i suoi due gol. Ancora una dimostrazione di grande efficacia di questo giocatore.